Bentornati amici di Obiettivo News e bentornati ad una nuova puntata di 2 4 ruote passioni motori. Siamo nuovamente nei nostri studi, qui con me c'è Giuseppe Vercelli, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Psicologo, psicoterapeuta, docente all'Università di Torino della Facoltà di Psicologia e hai una lunga carriera alle spalle come appunto psicologo anche di piloti delle 2 e delle 4 ruote. Se vogliamo iniziare raccontando un po' qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi, per poi andare ad entrarci poi meglio in quello che vorrei fosse il focus della puntata di oggi. Sì, molto volentieri. Io sono uno psicologo della prestazione, che significa che conosco bene i meccanismi che riguardano qualsiasi tipo di performance. Ovviamente in questa puntata parleremo degli sport motoristici, però gli studi che riguardano quest'area derivano da tanti ambienti, quindi ho guidato e guido un team all'interno dell'università e dell'ex ISAF di Torino, dove c'è un centro di psicologia dello sport, dove con una decina di colleghi lavoriamo in questa direzione da molto tempo, abbiamo pubblicato diversi lavori e libri divulgativi e scientifici. Alla base di tutto, alla base della prestazione, si tratta principalmente di intanto riconoscere quali sono i meccanismi su cui si può intervenire realmente e poi allenarli. Quindi questi sono i due principi di base. L'obiettivo principale è quello per cui se un atleta di qualsiasi tipo vale 100, in quell'occasione che si chiama gara deve riuscire ad esprimere il suo 100%. Negli sport motoristici questo è ancora più vero, in quanto chiaramente a volte i mezzi sono molto simili, ma la differenza la fa la testa del pilota, soprattutto in gare di endurance, e quindi è davvero importante conoscere questi meccanismi. A livello di percentuale, quanto conta la concentrazione o comunque allenare bene la mente sulla prestazione, a livello della prestazione globale? Io direi che dipende dalla situazione in cui ci si trova. A volte può contare attorno al 70%, altre volte invece fa poco la differenza perché magari sono tutti allo stesso livello, ma quando la situazione è molto difficile, la mente fa sicuramente la differenza, poi la percentuale, insomma, sì, è una stima. Quindi è molto importante. Sì. E a livello appunto negli sport a motore abbiamo anche la componente della pericolosità, della velocità. Certo. Quanto la mente deve essere allenata anche lei nel riuscire a mantenere la concentrazione magari 300-350 all'ora? Sì, oggi si parla di allenamento psicofisico, per cui la mente deve essere perfettamente connessa al corpo e ricevere i segnali dal corpo che in quel momento deve agire in un certo modo. Quindi in questa connessione c'è tutto, compresa la gestione del rischio, compresa la gestione delle cose impreviste, e quindi si lavora molto in laboratorio, in studio, prima della competizione, per allineare corpo e mente con dei sistemi anche di feedback che il pilota può avere quando sale nell'abitacolo dell'auto oppure inizia il suo raid motociclistico in Africa. Quindi è tutto molto programmato con degli indicatori che garantiscono al pilota di essere nella condizione di massima connessione con se stesso, quindi corpo-mente, il mezzo che sta utilizzando e l'ambiente in cui si trova. Abbiamo parlato, accennato tu prima, le gare di endurance, che quindi sono molto lunghe e quindi mettono ancora di più la mente sotto pressione. Qual sarebbe il modo migliore che un pilota può avere nel gestire la situazione per tutto un tempo così lungo? Sì, direi che dobbiamo magari fare una breve premessa sui fattori di prestazione sui quali si può agire realmente, no? Sì. Stanno dietro la parola sfera, un modello di prestazione che è stato sviluppato da Torino dal mio team, che adesso è molto molto diffuso e quindi viene utilizzato da molti sportivi. S sta per sincronia, F sta per punti di forza, energia, ritmo e attivazione. Sono 5 fattori che possono essere regolati e nel caso dell'endurance il fattore che maggiormente è coinvolto è la regolazione dell'energia, ovviamente, psicofisica, per cui è molto importante per esempio che il pilota si alleni a concentrarsi su una sola cosa alla volta, magari poi in sequenza cambiando il suo focus, e regolando l'energia
psicofisica ha un vantaggio notevole. Posso fare un esempio di un pilota nello specifico, certo, che è Dinto Capello, che è un pilota che ha vinto diverse volte la 24 ore di Le Mans, e con lui abbiamo fatto un lavoro su sfera in cui per essere certo di essere nella condizione corretta, soprattutto mi ricordo in condizioni di pista bagnata, certo, quindi dove aumentava la pericolosità, lui lavorava sulla lineare tre punti, uno che stava al centro della sua fronte, uno al centro delle sue labbra e uno al centro del suo sterno, e quando aveva la percezione che questi tre punti erano realmente allineati, quello significava che era pronto per andare in gara. Sì, quindi cambia poi anche da pilota a pilota. Sì, certo, è sempre un lavoro personalizzato, però basato su questo modello, su questi cinque ingredienti che riguardano la prestazione di ogni tipo. E per quanto riguarda anche la pressione, perché molte volte sicuramente i nostri piloti quando competono anche a livelli maggiori, ma anche nelle gare regionali, piuttosto che la pressione che viene messa, che loro possono provare ad avere magari o degli avversari alle spalle, quindi nella bagarre diretta, o magari nella speranza, nella voglia di andare a prendere chi c'è davanti. Quanto è importante avere ben chiara e ben salda la situazione a livello mentale? Più che altro nella valigetta degli attrezzi di un pilota è importante avere la soluzione. Quindi ci sono due tipi di tecniche che possono essere utilizzate. Una di tipo cognitivo, quindi quello che io dico a me stesso, e chiaramente anche parlarsi in modo positivo è funzionale, è molto diverso dire quando si è stanchi non devo mollare o non devo, mm-hmm, questo è completamente sbagliato, mentre è utile per esempio dire a se stessi mantengo la mia attenzione a ciò che sta davanti a me, comunque parlarsi in modo positivo, giusto per fare un esempio. E poi ci sono le tecniche di tipo fisiologico che corrispondono all'utilizzo del proprio respiro, per esempio, cercando di bilanciare il sistema neurovegetativo, quindi quello simpatico e parasimpatico. E per esempio una tecnica che serve per rilassare è la famosa respirazione 1-4, per cui io inspiro nel tempo di 1 e poi butto fuori l'aria nel tempo di 4. Nel caso invece volessi attivarmi, devo fare il contrario, 4-1. Sì, quindi è sempre tutto molto regolare, molto, cioè il pilota deve essere comunque, deve anche avere coscienza di avere determinati strumenti a sua disposizione. Sì, anche perché se non c'è DA rischia di andare in difficoltà, e sappiamo tutti quanto è pericoloso in certe situazioni. Certo, come viene la preparazione? Poniamo il caso di un pilota che si rivolge a te perché vuole avere meglio sotto controllo la sua psiche per riuscire ad ottenere una prestazione migliore. Sì, si svolge intanto con un momento di conoscenza in cui non è detto che il primo obiettivo dichiarato sia proprio quello giusto, no? Sì. Quindi si utilizzano questi sistemi, come ho citato prima, questo modello di prestazione, e si fa una sorta di diagnosi, ovvero una fotografia della situazione attuale. Si individua qual è il fattore di prestazione più debole, magari per quel tipo di competizione, e si lavora per fare in modo che quel fattore, di conseguenza anche gli altri, aumentino di livello, dando una certa sicurezza. Le tecniche che vengono utilizzate sono tecniche che devono dare la massima autonomia al pilota, un po' come se l'obiettivo di tutto quanto fosse la costruzione di un interruttore o di una chiave di accensione, mm-hmm, che nel momento della competizione il pilota accende e sa che è nella condizione corretta. Quindi questo è un po' il lavoro nello specifico. In realtà non è solo una metafora quella dell'interruttore, ma si utilizzano anche delle apparecchiature che sono degli strumenti che rilevano l'attivazione fisiologica, sono degli strumenti di biofeedback, per esempio, molto comuni, ormai molto facili anche da reperire e di poco costo, che mettono in evidenza quanto ciò che io penso davvero agisca sul mio corpo. Una componente fondamentale della prestazione è il sonno, e quindi oggi si studia anche il sonno, anche qui perché c'è una certa facilità con i dispositivi che possiamo portare al polso, certo, per monitorarci in occasione della prestazione. E qual è la differenza, se c'è una differenza, tra gli sport, il motorsport, gli sport dedicati comunque
al settore del motorsport rispetto a tutti gli altri sport che ci sono, che si possono praticare? C'è una differenza o sono tutti uguali, nel senso a livello di preparazione mentale? No, ogni sport ha determinate caratteristiche, vorrei anche dire che ogni sport è adatto ad un certo tipo di personalità. Per esempio, se una persona chiaramente non è reattiva, non ama essere da reagire in modo rapido, chiaramente non potrà mai fare, per esempio, gare di velocità. Magari potrà dedicarsi a dei raid dove la velocità è sicuramente sostenuta, però è più lunga e quindi c'è più possibilità anche di correggere alcuni errori. Quindi anche questo è importante, la correzione dell'errore. Il pilota di velocità nel motorsport non giudica l'errore, ma lo descrive a se stesso trovando subito la soluzione. Quindi anche in questo modo si migliora giro dopo giro per esempio per realizzare la pole position o per qualsiasi piazzamento sulla griglia di partenza. Quindi la gestione dell'errore negli sport di velocità è molto importante, direi fondamentale, mentre nelle altre discipline è anche importante, ma c'è più tempo. Sì, tutto si svolge magari anche in modo un po' più tranquillo, cioè non c'è questa velocità estrema, tipica sì. di questi sport. Fino a un po' di anni fa non si sentiva parlare tanto di tutto questo, giusto? Esatto, sì. Ed adesso, grazie a Dio, si è capito che effettivamente è importante, e quindi è molto più importante rispetto al passato. Guardando all'indietro, secondo te, secondo la tua esperienza, magari tante situazioni che sono state poi vissute magari male o che sono finite male, tra virgolette, nel senso che non si è ottenuto il risultato, se anche in passato si fossero utilizzate queste tecniche, magari la storia di determinati personaggi avrebbe preso un'altra piega? Certamente magari avremmo avuto una maggiore espressione di certi talenti che invece non hanno poi realizzato o non sono confermati nella loro carriera, però bisogna anche dire che in passato se ne sapeva poco della dimensione mentale legata alla prestazione e quindi magari si utilizzavano delle semplici tecniche. Il problema è che la semplice tecnica può funzionare molto bene per una persona, per un individuo e non per un altro. Oggi invece sappiamo che per esempio, se io sono affaticato, dirmi certe cose oppure sorridere mi fa percepire di meno la fatica, oppure se sono affaticato so che proprio perché sono affaticato sono in realtà nella condizione di poter gestire quella forza latente che c'è sempre in uno di noi, e così via. E poi soprattutto quello che viene fatto a livello mentale una volta era lasciato alla bontà del singolo professionista e del rapporto tra professionista e atleta o pilota, oggi è monitorato da strumentazioni e da una competenza decisamente maggiore, come tutte le apparecchiature di neuroimaging, no? Che fanno vedere come funziona il nostro cervello durante una prestazione. Certo, prima hai parlato dell'università e della tua equip, quali sono gli studi, se si possono dire, che state portando avanti riferito appunto a questa tematica? Sì, ma ogni anno pubblichiamo qualcosa di particolare. Per esempio, nell'ultimo anno abbiamo pubblicato un articolo sugli e-sports, quindi anche questo serve a volte per allenare, no? I piloti di qualsiasi disciplina, e si è visto che questi giocatori, che in realtà non usano più di tanto il corpo, però hanno bisogno di meccanismi mentali funzionali al raggiungimento del risultato in qualsiasi disciplina, in particolare il calcio, chiaramente in questo studio. Altre volte si studia come, per esempio, un musicista può imparare a gestire se stesso, oppure un qualsiasi atleta, sulle due ruote in particolare, possa recuperare in condizioni estreme molto rapidamente. Questa è l'esperienza fatta per esempio con Jacopo Cerruti, che ha appena vinto la Africa Eco Race su Aprilia, e con lui abbiamo lavorato per fare in modo che nei brevi periodi di relax il suo corpo si rigenerasse al meglio. Quindi è stato fatto un percorso in previsione di questa gara,
proprio basato sull'amplificare la sua capacità di recupero dal punto di vista psicofisico. Quanto tempo prima inizia la preparazione rispetto alla competizione in sé? Sì, dipende dall'obiettivo. In questo caso con Jacopo abbiamo lavorato buona parte dello scorso anno, poi la gara è stata all'inizio di questo anno, quindi dipende un po' dalla predisposizione individuale. Però quando si inizia a lavorare con la dimensione mentale, il pilota poi vuole proseguire. A volte direi forse un po' come una situazione di scaramanzia, no? Sì. Cioè, è andata bene, quindi... Si può interrompo. Sì, in realtà non è proprio così, ma è proprio una necessità, perché ci si rende conto che magari performo come prima, o un pochino meglio di prima, o molto meglio di prima, però mi sento molto sicuro perché ho lavorato anche su quell'aspetto. Quindi so gestire meglio gli imprevisti, so essere più efficace, so far corrispondere il mio 100% con quello che mi viene richiesto dalla pista. Certo, e nel caso di, purtroppo capitano, incidenti gravi dove magari il pilota subisce determinati incidenti, poi si ritrova a ripartire. Sì. La ripartenza è sempre un po' problematica, tra virgolette, per i piloti. Qual è l'aiuto che loro possono cercare nella psiche, a livello anche di mente, per cercare di superare questo ostacolo? Sì, bravo, questo è proprio un argomento importantissimo, perché a volte non viene recuperato lo shock, il trauma, e quindi bisogna intervenire a livello psicologico. Ti faccio questo esempio per farti capire un po' qual è il meccanismo di base, no? Supponiamo di essere tamponati al semaforo. Non ci facciamo niente, ma ci spaventiamo. Quindi per un po' di tempo, fermandoci al semaforo, guarderemo la luce rossa pensando che qualcuno ci possa tamponare. Certo. Fino a quando facciamo questa operazione automatica, siamo sotto shock tecnicamente. Quindi il modo per uscire da questo shock è l'utilizzo di tecniche che sono di derivazione ipnotica, che hanno l'obiettivo di spazzolare lo stimolo esterno, quindi in questo caso il semaforo, dall'emozione collegata. Quindi io mi ricorderò di essere stato tamponato al semaforo, però non avrò più questa connessione con un'emozione negativa, anzi mi ricorderò che ho imparato qualcosa da quell'esperienza. Con questo principio dello spazzolamento è quello che si utilizza per aiutare il pilota a spazzolare il trauma, quindi a essere completamente razionale nel suo approccio alla pista, ricordandosi che chiaramente ha avuto un incidente, ma questo è però vissuto come un'esperienza, alla fine direi quasi positiva o importante di apprendimento. Sì, ha insegnato qualcosa. Sì, esatto. E quanto tempo ci vuole, più o meno, è soggettivo immagino, da un pilota a un altro, per riuscire a superare poi... Dipende dal livello di elaborazione fino a quel momento, cioè se io non ci ho mai lavorato, magari servono alcune settimane, anche un mese o un poco più. Se invece io sono già a buon livello di elaborazione, magari bastano due incontri, tre incontri e questo viene totalmente risolto. Sì, quindi gli incontri si svolgono in studio, dove tu e i professori, la tua equip lavorate sul pilota stesso. Esatto. Sì. E, questo ti volevo anche chiedere, è una cosa che mi interessava particolarmente, a parte questa questione dell'incidente, perché sono stati tanti anche i piloti che ho incontrato che inconsciamente, forse non se ne rendono neanche conto, inconsciamente però poi quando scendono in pista rimane, quella paura rimane e magari loro non ne sono neanche consci, magari danno la colpa a qualcos'altro, poi in realtà è tutta la paura o il fatto di non aver spazzolato appunto via il problema. Il trauma, certo. Il trauma, quindi è consigliabile comunque per tutte queste persone che hanno subito determinate situazioni cercare di affidarsi ad un professionista per cercare di risolvere almeno in parte questo problema. Sì, assolutamente consigliabile, anche perché è il miglior sistema di protezione per evitare un'altra situazione spiacevole come quella. Di solito il timore si attiva in condizioni che sono simili a quelle in cui si è vissuto l'incidente o il problema. Sì, tanti infatti mi hanno riportato, magari sono stati tamponati ai 300 all'ora durante una che comunque sì, sono ritornati in moto, ma tutte le staccate di quella determinata tipologia, comunque quando arrivi chiudevo gli occhi perché ho paura di
rivivere la situazione, che l'incidente che avevo vissuto. Sì, sì, esatto, questo è molto pericoloso, quindi in realtà magari non si sa che c'è questa possibilità a disposizione dei piloti, però è un'operazione relativamente semplice per il professionista, cioè l'idea di spattolamento la si può mettere in atto, soprattutto se riguarda solo quell'episodio, è molto piuttosto rapido. Sì, quindi è dedicata comunque a tutti, anche diciamo il piccolo pilota che fa certo, gare locali fino al professionista. E io adesso mi sono focalizzata più sulle due ruote, mentre anche nelle quattro ruote il procedimento è lo stesso. È uguale, certo, sicuramente. Sì, quindi non è sempre consigliabile comunque un aiuto a livello mentale. Si parla anche tanto di questi mental coach. Mental coach uguale psicologo o vi è una differenza? Vi è una grande differenza. Vorrei anche... No, sono contento di poterla mettere in evidenza. Il mental coach di fatto non è un titolo né accademico e neppure professionale. Un motivatore. Quindi, sì, chiamiamolo, diciamo, chiunque potrebbe definirsi mental coach senza nessun tipo di studio, mentre per potersi definire psicoterapeuta dello sport ci vogliono almeno 10 anni di studi dopo il diploma, e quindi è un percorso un po' strutturato. Sì, no, è giusto mettere in evidenza la differenza. Sì, il mental coach ha delle competenze di tipo comunicativo, quindi diciamo che è una declinazione del processo di coaching che si vive magari nelle organizzazioni, per cui chiaramente sa come magari lavorare sulla comunicazione all'interno del gruppo, oppure però di fatto se c'è un problema clinico il mental coach non può assolutamente intervenire. È addirittura passibile dal punto di vista legale, perché sì, certo, fa più danni che altro. Può fare danni, sì. Questo sì. Qua, diciamo, i tuoi prossimi obiettivi? Le Olimpiadi di Parigi, ci saranno tra pochi giorni, e poi sì, devo dire che io stesso sono un appassionato di motoalpinismo, e quindi è chiaro che tutte le volte che incontro un collega mi fa molto piacere confrontarmi anche sulle sensazioni che ha nel fare certe cose, e quindi i miei prossimi obiettivi sono di incontrare più atleti possibili, come sempre, confrontarmi e portare avanti lo studio di questa disciplina che tutto sommato riguarda tutti noi, perché sì, certo, anche in questo momento tu ed io stiamo facendo una prestazione, certo. E quindi siamo più o meno in sfera. Sì, siamo concentrati su quello che stiamo facendo. Grazie, io ti ringrazio personalmente di essere stato nostro ospite, perché era da tanto che ci tenevo anche a mettere un punto su questa situazione che secondo me è fondamentale anche a livello sportivo specialmente. Grazie mille. Grazie a te, è stato un piacere. Buongiorno a tutti. Grazie. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci su Obiettivo News, su NTV Web e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana.